今すぐにもっと Hands up その夢歌ってずっと Stand up 折れない裸影何度だって壁を越えたんだ止まらずにさあ行こう Hands up 。Buongiorno a tutti, qua è Callisto, ben trovati a Anime Side. Quest'oggi siamo all'update. Le notizie sono poche, ma per noi interessanti. Allora, prima di tutto c'è l'esordio di One Punch, che tra poco vedete anche il trailer. Poi abbiamo notizie su Dragon Ball Xenoverse, il nuovo DLC, e infine Dissidia NT. Queste sono le notizie di oggi. Avrete il minutaggio con cui skippare. State tranquilli. A dopo. One Punch. Poche ore fa hanno rilasciato il trailer del videogioco picchiaduro di One Punch. Cosa si vede dal trailer? Si vede poco e niente. Un po' di gameplay. E poi il mitico Saitama. Ora, io ho molti dubbi su sto gioco. Perché... cavolo, One Punch va bene che tu lo vuoi gestire con un picchiaduro, ma no, già io l'ho visto nel trailer, quei squarci di gameplay, dico porca miseria, bella la grafica, bella l'interpretazione, ma... Allora, stiamo parlando di un personaggio, come dice il titolo stesso, One Punch, è il più forte di tutti. Perché fai un picchiaduro del cazzo? Almeno non metti Saitama. No, hanno messo Saitama e palesemente lui sembra, come state vedendo, che non becca colpi manco se gli spari da vicino. Corre a modo sciallo, tutto quanto, e mette una manina solo per proteggersi. Cioè, il problema di quello che vedo in questo gameplay è proprio Saitama. Per il resto che hanno... Io ho già visto la copertina, ma la copertina si presume che prende buona parte della prima stagione come incipit, poi della seconda stagione ci saranno i personaggi, perché abbiamo visto la sorella di Tornado e... Che dire, c'è molto poco per parlare su questo gioco. Però ho delle riserve perché il problema è Saitama. E ok, in un gioco picchiaduro deve in qualche modo prendere danni, ma come fai a gestire Saitama? La barra non l'abbiamo vista, se lui prende un danno minore, maggiore, o cioè, o come gestiscono la mole del potere di sempre di Saitama. È molto delicata sta cosa. Poi c'è un altro punto che mi fa preoccupare. Alla fine, essendo un picchiaduro, cosa prenderanno sicuramente tutti nella maggior parte dei casi Saitama, e gli scontri saranno veramente non assurdi, ma saranno brutti da vedere. Insomma, queste sono le mie riserve. Ora attendiamo nuovi gameplay che rilasceranno un po' sicuramente e vedremo. Xenoverse 2 continua ad aggiornarsi e diventerà un qualcosa di enorme, e come abbiamo detto tanto tempo fa, gli sviluppatori stanno cercando di migliorare Xenoverse a tal punto prima di rilasciare poi un futuro Xenoverse 3. Ora voglio prima di dirvi, vabbè, ve lo dico, cosa hanno aggiunto adesso rispetto al video precedente. Nel video precedente abbiamo detto che introdurranno un Ultra Pack 1 con Vegeta God e Ribrian. Adesso si aggiunge un altro personaggio che sarebbe Vegeta Super Saiyan Blue Evoluto, che sarebbe una specie di Super Saiyan Sandan Kai, però col blu sopra, e tanta roba.
Dicevo, voglio spezzare una piccola lancia in favore degli sviluppatori di Xenoverse, perché molti ho visto dei commenti che non, cioè, non stanno né in cielo né in terra. Ora, potete dire quello che volete, ma sì, è facile fare delle reskin, ma i personaggi di Xenoverse non sono semplicemente delle reskin. In questo caso, Vegeta God e Vegeta Blue Evoluto hanno delle particolarità come altri personaggi che non puoi semplicemente chiamare reskin, perché le combo avranno delle funzioni diverse, soprattutto perché si muoveranno in maniera diversa e le abilità associate avranno modo di essere utilizzate in maniera molto diversa e dinamica. Ci sono personaggi, faccio un esempio blando e becero anche, come Hit nella versione con le mani fuori, che con progressione a livello massimo fate delle cose che non stanno né in cielo né in terra in combo. E questo è Hit, che è stato aggiornato poi, Ma la stessa cosa altri personaggi che hanno come personaggio roster diverso, tipo il Super Saiyan Blue di Goku. Potete fare delle combinazioni con le sue skill che davvero non potete fare con l'altro personaggio roster di Goku. Ora, quindi gli sviluppatori stanno veramente lavorando e vogliono dare tanto. Ora la Nintendo sta rilasciando dei leak. Ora, questi leak indicano la data di rilascio di questo Ultrapack al 4 luglio, cioè la festa di indipendenza americana. E per fortuna che hanno messo sti personaggi a sto punto. Allora, con questo leak, Nintendo dice che saranno questi tre i personaggi dell'Ultrapack. Ci saranno 5 missioni parallele dedicate a loro, 8 abilità, 4 costumi alternativi per il nostro personaggio e 8 super anime. Quindi il pack è già di per sé abbastanza ricco. A questo ci associamo, perché è così che funziona Xenoverse, non è che lo dico io, l'hanno dimostrato sempre, che ogni pack che esce associano un free update, cioè un'aggiunta gratis. E qual è l'aggiunta gratis? Ovviamente introdurranno per il nostro personaggio, per il nostro eroe che interpretiamo in Xenoverse 2, la trasformazione del Super Saiyan Blue Evoluto, o Shinka, come lo volete chiamare. Questa trasformazione avrà comunque dei malus, non sono stati riportati né nella rivista né in questi link Nintendo. E non sono preoccupato da questa nuova trasformazione quanto dal tipo di malus, perché la nuova trasformazione sarà sicuramente OP, ma verrà controbilanciata come sempre da un malus particolare. Ora, io ipotizzo che andranno a toccare come malus la vita, un po' come succede con Super Saiyan Blue di Goku, che usa il Kaioken e viene la vita viene drenata. Questo sicuramente è un malus che metteranno al nostro personaggio che userà questa trasformazione. Così la trasformazione l'avremo per un determinato tempo, avremo quella potenza, ma allo stesso tempo avremo sto malus che andrà a calare. Non credo che toccheranno il vigore, perché è una cosa molto molto difficile da gestire con questi power up, e non credo che vanno a toccare ancora una volta il livello di aura, perché il Super Saiyan Blue andrebbe già drena l'aura. Mettere lo Shinka che drena ancora di più, spezzerebbe un po' anche il gioco, perché hai blu e non riesci nemmeno a usare le tecniche. Quindi io penso davvero che faranno così. E non ho nient'altro da dire, io non vedo l'ora di prendere questo pack. Vi consiglio comunque, per chi è là fuori, di pensare prima di scrivere certi commenti che non si possono vedere, perché
gli stessi che commentate, ah, ma loro fanno il blu, non si sforzano nemmeno, sono gli stessi che prima di tutto lo comprano, però poi giocano a Fighters, gli piace Fighters, come non, a difendere la spada tratta, facendo passare un Goku GT fatto col culo come la cosa migliore mai vista, ok? No, c'è modo e modo. Dissidenti avrà dei nuovi aggiornamenti, tra cui nuovi settaggi per essere molto simile a quello che sta succedendo al cabinato attualmente. Quindi prima di tutto c'è questa cosa che iniziano a equilibrare un pochino altre cose dinamiche che nel cabinato giapponese c'è, ma inoltre a questo mettono un nuovo personaggio, Tifa, personaggio di Final Fantasy VII, gnocca palese. Il prezzo sarà come al solito quanto il personaggio di Final Fantasy XIV, il cattivo, quindi non poco, grazie a Square Enix che sei sempre magnanima con noi che compriamo roba. Ora, una cosa la devo dire, lo dico perché in questo momento avrei voluto che ci fosse Sekai con me, ma ok. Sekai ha fatto notare quanto Square Enix non sa gestire il suo marketing o qualsivoglia come lo volete chiamare, modo di fare le cose, oppure la sua censura di merda. Perché dico questo? Prima di tutto Square Enix si affida a un dipartimento di etica che va benissimo, porca miseria. Abbiamo Tifa che in Dissidia NT ha un po' di cosce scoperte e qui va bene, è un picchiaduro e quindi è un gioco che possono un po' giocare tutti, non c'è sangue, quindi lo giocheranno anche un po' i bambini. Però Final Fantasy VII Tifa gli metti i pantaloni. Va bene che tu vuoi fare un remake, va bene che tu vuoi fare una cosa più realistica, ma vaffanculo. Io da un remake mi aspetterei, ci aspettiamo gli Sekai, che quantomeno lo character design dei personaggi cerchi di stare al passo di quello che era comunque l'edizione originale. Che poi un po' di cosce, cavolo, le si vede ovunque. Cioè, non è il problema Tifa, non è la sessualizzazione di Tifa, è il problema come la... Perché Dissidia sì e Final Fantasy Remake no. Detto questo, io ho detto tutto. Ringrazio coloro che hanno visto soprattutto tutto il video, ma anche voi che avrete saltato le notizie che più vi aggradano. Detto questo, torneremo la prossima volta. E alla prossima. Ciao!